Un grande incontro quello di oggi con il professor Antonino Giannone, è una personalità a livello accademico, infatti è docente, insegna leadership ed etica presso il Politecnico di Torino. E poi scopriremo man mano in questa chiacchierata la sua passione per la politica, essendo appunto il presidente del comitato scientifico della Fondazione della Democrazia Cristiana. Intanto, professore, un gradito ritorno a Taranto, lo dicevamo prima della realizzazione di questa intervista, lei per lunghi anni ha abitato da queste parti. È proprio così, io ho cominciato la mia attività professionale come ingegnere perché mi sono laureato al Politecnico di Torino ormai molti anni fa e ho iniziato proprio a Taranto, alla Dalmine, e quindi mi occupavo di programmazione dell'organizzazione della produzione. Poi ho fatto tutta la mia carriera professionale nelle aziende fino a diventare direttore generale e amministratore delegato e poi alla fine della mia esperienza professionale di management ho potuto avere questo privilegio di insegnare proprio al Politecnico di Torino e oggi anche alla Link Campus University di Roma, Leadership and Ethics. Quindi un impegno accademico nell'ambito della formazione delle nuove leve, ma un impegno forte anche in politica, legato, ancorato ai valori della Democrazia Cristiana, donde, come detto, lei è il presidente del Comitato Scientifico della Fondazione della Democrazia Cristiana. Parliamo di questo comitato, di queste delle finalità che lo stesso persegue e di questa nuova realtà, di questa realtà centrista che sta cercando appunto di mettere insieme le varie, la pluralità di soggetti centristi. Beh, indubbiamente questo è un impegno nella vita civile dal quale non mi sottraggo sin dalla mia età giovanile e quindi nasce solo l'anno scorso questa idea di trasformare la Fondazione Fiorentino Sullo, dandole il nome di Fondazione Democrazia Cristiana per rinverdire una storia che non deve rimanere una storia ma deve attualizzarsi in quelli che sono i valori e le capacità che questo partito è riuscito a dare per la ricostruzione dell'Italia. È innegabile e lo stiamo vedendo come cittadini in una fase così complicata come quella che dura da oltre 20 anni ma soprattutto in questi ultimi anni quando non si ha una importante visione culturale alla base è difficile fare della buona politica e quindi la politica che una volta faceva la Democrazia Cristiana, specialmente nella Prima Repubblica fino a far diventare l'Italia la sesta potenza industriale, non c'è dubbio che è una politica di centro e qui è quello che manca in questo momento nel nostro paese. Ecco professore, l'invito, l'appello a unire le forze, a far sì che le forze centriste non vadano sparpagliate ma si coalizzino e realizzino un'unica entità. Ecco, non è questo il mio compito primario, il mio compito è quello di svolgere, come avviene in Germania sul modello della Fondazione Adenauer e della CSU, un'area culturale, quindi pre-politica, che serve a costruire quello che manca oggi probabilmente nel nostro paese, che è una cultura, anche un'educazione sull'etica della politica, e che dobbiamo assolutamente dare soprattutto ai giovani, ai millennials che dovranno affrontare il loro futuro e noi dobbiamo consentire di farlo. Ecco, il comitato scientifico ha questo scopo e si basa questa cultura su 5 pilastri. Il primo è l'umanesimo integrale, quindi la persona e la sua dignità al centro. Il secondo pilastro è la dottrina sociale della Chiesa. Il terzo pilastro è il popolarismo e il personalismo e quindi i testimoni di questo nostro paese che hanno reso importante l'Italia.
Il quarto pilastro è la Costituzione della Repubblica Italiana e il quinto pilastro è la CEDU, cioè la Carta Europea dei Diritti Umani. Ecco, se su questi cinque pilastri, che fondano chiaramente una importante visione culturale, si possono ritrovare non solo i democristiani, i popolari, ma tutte le persone laiche ispirate cristianamente e umanamente per poter affrontare e dare una maggiore speranza e certezza, cioè quella di evitare una deriva di destra e una deriva di sinistra, che certamente non sono nella vocazione del popolo italiano. Assistiamo ad una politica particolare attraverso ministri, attraverso soggetti che si trovano lì per caso, che cavalcano appunto l'onda del populismo, l'onda dell'antipolitica. Assistiamo ad una politica fatta di show, fatta di urla, un mondo diverso da quello che aveva rappresentato De Gasperi, per esempio. Ma io non sono a ricordare una storia. Noi siamo in grado di offrire ai giovani la possibilità di approfondire il senso dei valori che erano alla radice del passato dell'Italia, ma che non è un passato che rimane storico, che può essere attualizzato. È come se a un cristiano si dicesse che, siccome il Vangelo di 2000 anni fa, non è più attuale. E se quella è una parola di vita, di speranza e di certezza, viene attualizzata, va vissuta. Ecco, nella politica è la stessa cosa. Se noi riusciamo a trasmettere quelle cose che sono buone, le virtù, soprattutto le virtù etiche, che mancano nella realtà del quotidiano, e questo è importante per la formazione. Noi abbiamo eliminato l'educazione civica, adesso abbiamo il problema addirittura che vorrebbero mettere 60.000 assistenti civici, non so come li chiamano, per poter controllare i nostri giovani, perché il loro comportamento non è idoneo rispetto a quelle che sono le norme. Benissimo, ma questo non va bene, che ci siano dei ragazzi o dei giovani che si mettono a scontrarsi con altri giovani. È giusto che invece i nostri giovani acquisiscano la loro educazione civica, l'educazione all'etica, facendolo sia alla scuola sia all'università e magari anche in maniera più precisa in ordine a questa situazione di crisi. Questo sarebbe un criterio, non quello certo di mettere dei gendarmi vicino ai nostri ragazzi. Professore, ci sono delle scadenze politiche, quindi pensiamo all'autunno o addirittura si dice anche a settembre, prima ancora, quindi metà settembre, è il turno la tornata regionale in varie appunto regioni italiane. La DC, questo soggetto centrista, starebbe, uso il condizionale, scaldando i motori, almeno dall'appello che è stato fatto e dagli incontri tra tra i vari soggetti, tra la miriade, la pluralità, la pletora di soggetti centristi, che forse per un motivo o per un altro, per rapporti magari di rabbia e di gelosia, non sono mai riusciti a unirsi. Il 18 gennaio c'è stato un evento che ha dato corso a questa iniziativa della Federazione Popolare dei Democratici Cristiani, si è svolto a Roma, all'Accademia dell'Arte di Storia Sanitaria, e in questo convegno anche abbiamo lanciato l'iniziativa del Comitato Scientifico. Come ripeto, il Comitato Scientifico svolge un'azione prepolitica. La Federazione ha già in corso di attuare, già sin dal mese di giugno, la scelta del simbolo per poter aggregare tutte le componenti che si richiamano all'esperienza democratico-cristiana e popolari, e per poter presentarsi con una lista unica sin dalle prossime regionali. Il passaggio ulteriormente successivo è quello di una grande assemblea costituente per un soggetto politico nuovo, che rimane quello ancorato alla formazione della Democrazia Cristiana e dei popolari, per poter offrire nelle elezioni politiche anche un riferimento centrista che serve a equilibrare il sistema politico. Torniamo al rapporto con i giovani. Lei è un docente, sta formando le nuove leve, ma come sono questi giovani? C'è un discorso di valori? O questi giovani pensano solo agli smartphone, all'esteriorità, usando una terminologia filosofica, al fenomeno, a ciò che appare, rispetto al noumeno, al noeo, no? Alla realtà in sé?
Ma io sono fortunato perché insegno dei giovani che sono di laurea magistrale e quindi semmai posso riscontrare che la conoscenza della storia è lacunosa e quindi loro sanno pochissimo delle Brigate Rosse, sanno pochissimo del Muro di Berlino, sanno pochissimo della realtà del comunismo e del postcomunismo. Mi perdoni se la interrompo, penso a certe esternazioni tutt'altro che di conoscenza e di cultura di Sartori delle Sardine, il quale parlava di Aldo Moro ucciso dalla mafia e non dalle Brigate Rosse. Un po' di storia farebbe bene. Beh, questi non sono i miei impegni, sono io che devo, quando insegno non insegno certamente, ne parlo riferivo a lei, delle problematiche che riguardano, diciamo, la politica o la storia della politica. Io mi attengo ad un insegnamento che viene approvato a livello dei dipartimenti e lo faccio in modo laico e poi evidentemente uno manifesta e si esprime nei modi e nei termini che sicuramente sono quelli anche della sua cultura. Per ritornare a quello che diceva lei, i giovani che ho avuto in questi anni, che sono ormai una quindicina d'anni che faccio il docente universitario, e posso dire che con 1500 giovani che ho già visto e che si sono laureati anche con me, questi giovani sono purtroppo non sempre più in Italia, girano il mondo. La fuga dei cervelli. Esattamente, e mi ringraziano soprattutto perché hanno trovato nell'insegnamento dell'etica professionale e del leadership qualcosa che loro stesso dicono che serve moltissimo a loro nell'attività, perché oggi, guardate, non è solo che bisogna insegnare le cosiddette hard skills, cioè in un'attività specialistica un ragioniere deve sapere prima fare il ragioniere, l'ingegnere deve avere le tecniche per fare ingegneria, l'avvocato deve conoscere il diritto, ma la realtà di oggi è moderna, dell'era digitale, richiede le soft skills, che sono tutte quelle abilità trasversali, l'intelligenza emotiva e quant'altro, e la leadership, che servono a formare delle persone che devono guidare altre persone con motivazioni e non certo con altri metodi che non sono quelli di una formazione etica e che deve servire alla crescita dell'umanità e allo sviluppo personale delle persone. Ecco, concludiamo la nostra chiacchierata, il nostro piacevolissimo incontro in questa location bellissima di Piazza Ebalia. Beh, sta per arrivare appunto l'estate. Siamo, diciamo, voglio essere ottimista, nel post-Covid e quindi ritorniamo un po' alla politica. La politica, qualora questo soggetto centrista dovesse riunificarsi, dovesse essere una entità autonoma, cosa farà? Cioè rispetto ai due o tre poli, diciamo così. Ma questa è una domanda che dovrà rivolgere ai politici. Io mi limito a fare una sua idea. Mi auguro che se questo polo di centro decollerà, come io mi auguro e penso che avverrà, potrà fare sicuramente bene alla politica italiana. E questo significa costruire con moderazione, con un linguaggio più diverso da quello al quale si ascolta anche nei talk show e quant'altro, e soprattutto far ritornare al centro sempre la persona, la dignità delle persone, la solidarietà, i valori della comunità in quanto tali, cioè un linguaggio e dei valori che purtroppo nella corrente situazione che stiamo vivendo da molti anni si sta smarrendo e si è smarrita. Bene, professore, la ringraziamo. Io spesso mi sposto a Torino e avrò magari il piacere anche a Roma. Anche a Roma, perché adesso io frequento molto Roma per la Link Campus University, una bella università moderna per i giovani e che credo darà grandi soddisfazioni. E quindi avremo modo di incontrarci, fare il punto sulla situazione, sia per vedere così il cammino accademico e sia per vedere un po' il futuro di questa realtà centrista, che comunque ha una sua storia, una sua tradizione, ha fatto parte della ricostruzione dell'Italia appunto dopo la barbarie del ventennio.